Ciao da Ubaldo Schiavone, disegnatore freelance, e benvenuti nella seconda parte della lezione dedicata ai pastelli acquerellabili. Chiedo scusa per l'arrivo un po' in ritardo di questa lezione, ma in futuro scoprirete il perché di questo ritardo. Vi posso accennare che stiamo lavorando ad un nuovo progetto, sempre grafico, che comunque vi coinvolgerà in futuro. Ma per il momento si tratta ancora di una sorpresa, quindi non possiamo svelarvi tutto. Ma ritorniamo alla nostra lezione. Dopo aver colorato il disegno attraverso le matite acquerellabili e utilizzandole proprio come dei semplici colori, delle semplici matite, successivamente ho ripassato sul colore stesso con un pennello e dell'acqua, avendo così come risultato l'effetto di acquerello. Ma su questo passaggio mi voglio fermare un attimo e dirvi che quando passate con il pennello da un colore all'altro sarebbe consigliabile pulire per bene il pennello con un panno e ovviamente cambiare anche l'acqua. Tutto questo per evitare la comparsa di quel fastidioso alone grigio che potrebbe comparire nei colori. Quindi è opportuno pulire sempre il pennello da un colore all'altro. Inoltre voglio rispondere ad alcuni di voi che mi hanno inviato delle mail chiedendomi che tipo di carta ho utilizzato. Allora, voglio partire dicendo che la carta che va utilizzata nei colori, nei pastelli acquerellabili, deve essere una carta al 50% di cotone. O un bel cartoncino ruvido, semiruvido, l'importante è che sia abbastanza spesso. Questi sono i colori che sto utilizzando. Con questo voglio rispondere anche ad altri che mi hanno inviato delle mail che tipo pastelli acquerellabili sto utilizzando. Comunque, ritornando alla carta, è molto importante utilizzare un supporto cartaceo che sia abbastanza spesso da contenere bene l'acqua e che non si deformi. Io in questo caso mi sono trovato nello studio un cartoncino che non era molto spesso e quindi si intravede la deformità del foglio. Quindi il mio consiglio è di utilizzare dei fogli un po' più spessi. Ok, dopo questi consigli possiamo ritornare al nostro disegno. Dopo aver passato il pennello sui vari colori, ho lasciato asciugare il disegno e un po' alla volta ci ho ripassato di nuovo sopra con i pastelli, con colori diversi, dandogli tonalità diverse. Infatti la peculiarità di questi colori è quella di poter sovrapporre più tonalità diverse e avere così un effetto molto vivo e meno statico. Quindi ho ripassato con i pastelli, successivamente ho ripassato di nuovo con il pennello e l'acqua. In questo modo il foglio assorbe meglio i colori sia nel tratto del pastello mentre si colora e sia quando si ripassa con il pennello sopra. Adesso stendo il colore con il pennello. Dopo aver fatto riposare il foglio e rifaccio la stessa procedura su alcune parti del disegno.
siamo arrivati alla fine di questa lezione. Vi do l'appuntamento alla prossima e vi saluto con il mio motto. Buona grafica a tutti! Ciao!